Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Giovedì 13 gennaio, lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo 1, versetti 40-45. In quel tempo venne a Gesù un leproso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi guarirmi». Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci». Subito la lebbra scomparve ed egli guarì, e ammonendolo severamente, lo rimandò e gli disse: «Guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato, a testimonianza per loro». Ma quelli, allontanatosi, cominciò a proclamare e a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Il lebbroso incute paura, lui infatti può contagiare gli altri, come noi possiamo contagiarci oggi con il virus. A causa di ciò, il lebbroso viene abbandonato dai familiari ed evitato da tutti, nel suo stato viene emarginato. Anche il pubblico non lo vuole, per questo lo costringe a vivere lontano dai centri abitati. È il risultato non tanto di una malattia, quanto invece dalla paura con cui trattiamo la stessa malattia. La malattia, di qualsiasi genere sia morale come fisica, è motivo giustificato per la squalificazione sociale e personale. Ne consegue il caos nella vita dell'uomo. Ma Gesù che cosa fa davanti alla malattia? Ci sta ed entra in relazione con lui che era isolato, indurito, che viveva con sfiducia la sua relazione con gli altri. Con Gesù questo lebbroso manifesta il suo coraggio e la sua volontà di guarire, la sua sete di vita. Supera le barriere che il mondo ha posto con lui e si fa vicino a Gesù dicendogli: «Se vuoi, puoi purificarmi». In fondo non chiede una guarigione fisica, ma la purificazione. Cerca la relazione, perché nella relazione emerge la vera guarigione. Nella relazione del lebbroso con Gesù, come per noi con chiunque, la vita è purificata. Gesù vive la relazione come compassione. Compassione perché partecipa, non giudica, accoglie, non esclude. Per questo Gesù accetta colui che tutti evitano. San Francesco bacerà il lebbroso dal leprosario della sua terra. Questo ci dice che l'impurità e la sporcizia più grande sono quelli di chi rifiuta di sporcarsi le mani con gli altri. Gesù invece ha compassione. La compassione è il rifiuto di abbandonare l'altro alla solitudine della sua sofferenza. La compassione è dire che la sofferenza non ha senso. Gesù, che vive questa dimensione di compassione toccando lebbroso, si trova a vivere la stessa situazione del lebbroso. Anche lui, infatti, come dice il Vangelo di oggi, poi sarà escluso. Ciò che importa, dice il Vangelo, è la compassione vissuta e toccata, non l'illusione del non essere esclusi dalla ritualità delle nostre società e religioni. Grazie per aver meditato insieme. E se questo podcast ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici ed amiche. A domani.